del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Con gioia celebriamo insieme le lodie del Signore, questa Eucaristia che ci riporta sempre nel Cenacolo. Non dimentichiamo mai che siamo nel Cenacolo anche questa sera. Ci porta a vedere anche il sacrificio di Cristo sulla croce. Quel primo gesto che facciamo noi proprio inchinandoci davanti alla croce. E quindi è il sacrificio del Signore. Con gioia però partecipiamo in questi primi vespri della solennità di San Giovanni Battista, che certamente assieme ai due santi nostri patroni della diocesi, Pietro e Paolo, sono per noi pilastri della fede. Chiediamo perdono umilmente al Signore, riconoscendo i nostri peccati. Amen.
preghiamo. Dio onnipotente, conceda alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza, sotto la guida di San Giovanni il precursore, per andare con serena fiducia incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te a proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio. Diamo grazie. Liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia. Signore, fida alla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò,
esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per voi, erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio. Davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. E tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino, né bevanti inebrianti. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Parola del Signore. Alleluia.
Sembra necessario e opportuno salutare prima Don Carlo per l'amicizia che ci lega prima del nostro sacerdozio e poi per l'invito di questa sera per stare qui con voi per pregare. Semplicemente dobbiamo pregare, nient'altro. E ci troviamo, come vi dicevo all'inizio, nel Cenacolo, dove Gesù, quella sua prima volta, disse ai suoi discepoli di ricordarlo così, di commemorarlo e soprattutto di riattualizzare quello che noi viviamo. E quindi l'Eucaristia è un impegno così forte che non possiamo essere abitudinari nelle cose, ma dobbiamo chiedere al Signore di rinnovarci sempre nelle disposizioni che abbiamo interiori. Siamo davanti alle due querce della Chiesa, Pietro e Paolo, no? Ben conoscete le loro figure. In questi giorni dobbiamo onorarli per prepararci alla festa, e speriamo e voglia Dio che possa esserci anche quella parte esteriore, come vi preparate, no? Come ci si prepara per uscire fuori. Questo significa anche una processione. E preghiamo per il Vescovo, il nostro Vescovo. Giuseppe Schillazzi, che sicuramente amiamo fin da subito e che preghiamo perché il Signore ce lo ridia più presto per poter essere il pastore di questa diocesi che attende quella parola del Maestro. E oggi abbiamo anche una persona, un santo particolare, il cugino di Gesù, se vogliamo. Rimaniamo nella parentela della famiglia di Gesù, quella parentela così bella che ci dice il Vangelo senza mezzi termini, no? Elisabetta era cugina di Maria, Zaccaria il papà di Giovanni Battista era sacerdote, officiava nel Tempio, non poteva credere che potesse nascere dal seno sterile di Elisabetta, potesse arrivare questa nascita che avrebbe allietato la loro famiglia e non solo, la Chiesa intera, la comunità dell'attesa. La comunità dell'attesa erano i nostri padri della fede che attendevano il Messia. E Giovanni Battista racchiude un po' tutto questo, per noi quindi diventa figura emblematica, perché ci dice la prima lettura dal libro del profeta Geremia, il Signore sceglie i suoi profeti e dice così: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Se dovessimo fermare soltanto su questa nota, dovremmo dire: noi siamo stati chiamati alla vita. Prima di ogni cosa siamo qui perché esistiamo. E direbbe il grande Paolo, dice: in lui ci muoviamo ed esistiamo. La nostra vita è una chiamata. Ed è solo bello pensare a questo e fermarci su questo primo dono, il primo miracolo che il Signore ci ha donato, e chiamarci alla vita. Interroghiamoci sul senso e il valore della vita e ci dovremmo già saltare nell'animo. Con tutti gli annessi connessi, siamo con le mascherine, ci dobbiamo guardare da quello che è ancora questa pandemia, ci dobbiamo certamente premunire, essere prudenti e obbedienti, ci direbbe Papa Francesco. Questa chiamata dal seno di materno, Giovanni è stato chiamato fin dal seno materno, e noi sentiamo questa chiamata di Dio dal nostro battesimo, da quando possiamo dire: che cosa sono nella Chiesa io? Un anonimo? No, sono un chiamato, sono una persona che Dio mi ha pensato, e pensiamola così la nostra esistenza. E poi siamo così chiamati ad essere come San Giovanni, annunciatori del Vangelo. Pensate a noi sacerdoti, no? Siamo in qualche maniera incapaci di questo grave compito, e delle volte gli diciamo: Signore, tu chiami me, ahimè Signore, io non so parlare perché sono giovane. Abbiamo la presunzione di dire chissà che cosa del Signore, eppure invece siamo incapaci di dire chissà che cosa. E il Signore invece ci dice: vai avanti, non ti preoccupare, ti manderò e tu dirai quello che io ti ordinerò. Non aver paura, io sono davanti a te per proteggerti. Il Signore quindi che fa? Un gesto simbolico per Geremia, tocca le labbra, tocca la bocca e gli dice: ecco, io metto sulla tua bocca la mia parola. Vedete, le parole che il Signore ci dona da poter proferire non sono solo l'elucubrazione delle nostre preparazioni, ma sono sicuramente, se ci mettiamo in sintonia con Dio, quelle incapacità che noi umanamente abbiamo e che sicuro Dio mette sulle nostre labbra la sua parola, e gliela dobbiamo chiedere necessariamente. Come potrebbe dire
il confronto tra Pietro e Paolo è molto forte, no? Paolo è l'apostolo delle genti, la penna facile, colui che avrebbe detto, colui che mi scelse fin dal seno di mia madre, direbbe San Paolo, ripetendo le parole di Geremia, di Giovanni Battista. E quindi tra Pietro e Paolo c'è una differenza anche tra le loro preparazioni, lo vogliamo. Pietro, ci diceva il nostro professore della scuola, era un semplice pescatore, quindi era qualcuno che puzzava di pesce. E come ci direbbe Papa Francesco, sapeva e conosceva l'odore del pesce, era un pescatore di uomini. Eppure quella chiamata, nella sua oramai maturità, che sente da parte del Signore: Pietro, non ti chiamerai più Simone, ma tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno. Sappiamo che, allora, per dire qualche nota su Pietro, quasi la sua, tra virgolette, incapacità di oratore, quella che aveva invece San Paolo, ma poi l'ha acquisita. Ma poi non ha avuto nessun tentennamento quando lo Spirito a Pentecoste lo ha fortificato. Vedete, gli apostoli prima erano tutti quanti paurosi. E ci siamo accorti, noi abbiamo capito, l'abbiamo seguito, la Pentecoste, che cosa ha fatto dei discepoli, degli apostoli, araldi, testimoni coraggiosi. Sono usciti fuori senza nessuna paura, ormai erano fiduciosi che quel Gesù che avevano conosciuto nella terra, che ora era glorificato, che avrebbe detto: vi manderò lo Spirito Santo, un altro Consolatore che stia con voi sempre, vi guiderà la verità tutta intera e che porterà la Chiesa pian piano, lo Spirito, a comprendere quelle parole che noi non conosciamo di per sé, non tutte in una volta, lo Spirito che guida la Chiesa un po' alla volta alla verità, quello che dovremmo comprendere anche noi. Allora chi sono loro due? Sono due figure che in noi ci sono, no? Siamo magari intellettuali, capaci, preparati, però che cosa serve la capacità, la preparazione, se non abbiamo il Signore con noi? Se il Signore non ci tocca le labbra, ci dice: io ti purifico le labbra, e prima di purificarti le labbra, fatti purificare il cuore, perché possa essere un annunciatore, perché possa essere un mio fedele ripetitore delle cose. Noi ripetiamo le cose di Dio. Noi possiamo, rischiamo di diventare certe volte senza la fede, come è stato Zaccaria, incapace di credere che si sarebbe verificato nel grembo della moglie Elisabetta, oramai anziana, che sarebbe arrivato questo figlio. E Zaccaria, sapete, ci dice la scrittura, proprio questo Vangelo, le note più in là, che Zaccaria perderà la parola per alcuni mesi. Dall'annunciazione fino alla nascita, Zaccaria perderà la parola. Questo è sintomatico di noi cristiani, che non abbiamo niente da dire quando non crediamo. Le nostre labbra allora si aprono, come quelle di Zaccaria, di Geremia, e parlano, perché noi, se ci lasciamo veramente infuocare da questa parola, diventa in noi motivo per non starcene zitti. L'annuncio che cos'è? La parola che cos'è? La predicazione che cos'è? Direbbe San Paolo: tu annunci in ogni occasione, opportuna e inopportuna, predica. L'importante è che sia predicato Gesù Cristo. Mentre c'erano delle rivalità quando i primi cristiani predicavano, alcuni lo facevano per montarsi la testa, altri predicavano in modo genuino il messaggio. E San Paolo direbbe: tu annuncia ugualmente ai suoi collaboratori, a Timoteo, a Tito. Mettiamo insieme questi elementi, no? Per capire chi siamo noi. Abbiamo le labbra tante volte impure per quello che diciamo, per le parole inopportune, ma questa parola ci viene incontro e ci dice: coraggio, io ti ho formato dal grembo di tua madre, non puoi essere abbandonata a te stesso, non può la tua vita scadere nell'ordinarietà, nelle consuetudini banali. Allora ci sentiamo a una chiamata bella della vita. Una chiamata che ci fa essere, come dire, orgogliosi di essere già su questa terra, felici di stare su questa terra. E poi c'è un messaggio ulteriore che ci viene donato, il messaggio dell'annuncio. E l'annuncio, carissimi fratelli e sorelle, dovremmo farlo tutti, non soltanto noi che tante volte ci lasciamo magari prendere dalla burocrazia delle cose sacre. Ma voi siete in un mondo dove dovete annunciare, e insieme dobbiamo annunciare un Dio vicina a questa nostra storia,
un Dio che non si fa lontano, un Dio che se volete ci toglie anche la parola quando noi non siamo adatti. E allora un Dio che ci dice, ripensa a quello che stai dicendo, magari ci sprona il Signore, magari ci dice, guarda, io ti tolgo la parola perché se non hai niente da dire, se non credi in me, è inutile che parli. E allora Dio invece ci dona poi, e crediamoci a questo, ci dona l'opportunità, la capacità, ci dona la grazia di essere annunciatori coraggiosi. Di San Giovanni Battista voi sapete che si ricorda la nascita e la morte, oggi si ricorda la sua nascita, i mesi sono quelli, no? Elisabetta era al sesto mese e la Madonna è stata annunciata, quindi esattamente questi mesi che ci distanziano dal Natale. Giovanni Battista precede di 6 mesi soltanto la venuta del Cristo, del suo cugino, ed è colui che prepara la strada. Non dimentichiamo che San Giovanni si urterà quasi quando gli diranno, tu sei il Messia, tu sei il Cristo. Io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali, io non sono colui che voi pensate che sia, io preparo soltanto nella predicazione, preparo alla conversione. E quindi si ricorda che questo arco della sua esistenza ha la nascita come oggi e ha il martirio il 29 agosto. E noi dobbiamo pensare che nella nostra vita, come diceva, e concludo la seconda lettura, ci dice una nota molto forte, che la parola di Dio e il nostro ministero è soggetto anche a una testimonianza che ci porta a soffrire per il Vangelo, ci porta qualche volta ad essere incompresi, ad essere incapaci, ad essere magari bistrattati. Una minoranza è quella che tante volte nell'interno delle nostre comunità, in quanto preghiamo e ci diciamo, Signore, chi siamo? Ecco, la testimonianza soffre anche la sofferenza, e questa sofferenza però suggella la veridicità di quel Gesù Cristo che per noi non ha risparmiato nessunissima cosa. Siamo nell'ultima cena, ma siamo anche al Calvario e siamo soprattutto nella risurrezione. Viviamo da risorti. Ecco, San Pietro e Paolo preghino perché noi viviamo da risorti. San Giovanni Battista ci dia quel coraggio di essere audaci nel parlare, di annunciare il Signore. Quindi viviamo da risorti. Siamo chiamati a professare anche la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
fratelli e sorelle carissime, nel glorioso ricordo di San Giovanni Battista, ultimo fra i profeti e primo fra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera dicendo: rinnova, Signore, i prodigi del Tuo Spirito. Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo Spirito. Per la Santa Chiesa, perché Dio Padre susciti uomini pieni di Spirito Santo, per disporre gli animi ad accogliere il Signore Gesù Cristo, unico Redentore del mondo, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo Spirito. Per tutti i popoli della terra, perché rifiutando la violenza e la menzogna, si aprono al Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo Spirito. Per tutti i consacrati a Dio nella vita ascetica, monastica e apostolica, perché sappiano abbracciare generosamente le rinunzie e i sacrifici che la loro vocazione comporta, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo Spirito. Per tutti i perseguitati a causa della verità e della giustizia, perché di fronte alle potenze di questo mondo sperimentino la forza misteriosa che animò il precursore di Cristo, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo Spirito. Per tutti noi battezzati, perché riscoprendo il sacramento che ci unisce alla morte e alla risurrezione di Cristo, diventiamo realmente sacerdoti, re e profeti nel popolo di Dio, preghiamo. Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo Spirito. Preghiamo per le nostre intenzioni. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per l'intercessione di San Giovanni Battista, che riconobbe fin dal grembo materno la presenza del Tuo Figlio, concedi anche a noi di essere santificati dall'agnello senza macchia. Cristo nostro Signore, gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Accogli, Signore, misericordioso i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre. Ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore, fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Annunciamo la tua morte, Signore.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Questa sera, in particolare, del nostro fratello Marcello nel terzo anno della sua morte e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Giovanni Battista, i Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te mio Padre onnipotente, nell'unità dello dagli insegnamenti del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Amen.
meditate la cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del possono accedere anche i fedeli che si trovano alle due navate laterali. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, proteggi sempre il tuo popolo e per la potente preghiera di San Giovanni Battista, che indicò in Cristo il tuo figlio, l'agnello mandato a espiare i peccati del mondo, donaci il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. O Gesù, tu hai scelto Pietro e lo hai costituito pastore universale, segno di unità e di comunione nella tua Chiesa. Grazie per averlo scelto e confermato anche dopo le sue debolezze. E per tutti noi un segno evidente che tu, più che il peccato, guardi all'amore e tu sai che ti amiamo. Con San Pietro ti chiediamo che tutti i pastori della Chiesa, dai parroci che condividono la nostra vita ogni giorno fino al Papa, ci diano sempre l'esempio di una vita vissuta e spesa per amore, per puro amore a te. Sulla via di Damasco hai attirato per sempre a te l'ardente Saulo e lo hai mandato alla gente perché tutti potessero godere della tua grazia redentiva. Noi non possiamo andare lontano, ma possiamo dare alla nostra vita interiore la dimensione dell'intimità con te e dell'universalità. Concedici questi doni e anche noi, pur se piccoli e poveri, diventeremo annunciatori del tuo amore che salva. Amo. Abbiamo ricordato questa sera, accomodatevi un momento, abbiamo ricordato il nostro carissimo giornalista Marcello Lepiane nel terzo anniversario della sua morte, certamente per tutto ciò che lui ha fatto per la Calabria, per la società calabrese, resterà sicuramente indimenticabile. Colgo l'occasione per ringraziare Don Pasquale Di Cello, che come diceva lui, come ha detto lui stesso, non solo siamo confratelli nella Chiesa, ma siamo amici, perché io di lui conservo un ricordo bellissimo. Io ero giovane prete forse da qualche tempo e lui giovane nella comunità di San Biase. E conservo un bellissimo ricordo di un giovane chiamato da Dio. Io subito capii, per quello che ho potuto, ma subito sentì nel cuore che Don Pasquale, che all'epoca Pasquale Giulio, poi la sua vita, ecco, non vogliamo fare i panegirici a nessuno, però lui ha saputo nella sua vita dare con semplicità, con amore, un bel servizio alla Chiesa. È stato chiamato nelle comunità di Biglierina a fare il parroco, lo fa con gioia, dona la sua vita al Signore e questo per noi è un grande esempio di sacerdote. Non potrò mai dimenticare, questo lo ricordava lui, ma lo ricordo sempre io ogni qualvolta ci vediamo, che quando mio padre era ricoverato e noi tutte le notti facevamo, io e mia sorella, le mie sorelle la notte, lui si offrì per fare la notte
più di una notte a mio padre. Perciò è una gratitudine e un segno di affetto che non si cancellerà mai. Ha detto molte cose nell'omelia, molti spunti, perché tutti noi possiamo meditare sull'esempio e sulla vita di San Giovanni il Battista, che è stato il precursore, è stato l'uomo che ha annunciato il Messia e l'ha indicato presente, perché lui nel battesimo al fiume Giordano ha battezzato il Signore. Perciò vedete l'importanza di questo santo, che come diceva lui si festeggia sia nella nascita che nella morte, l'unico santo che ricordiamo due volte all'anno. Perciò lo voglio ringraziare a Don Pasquale per essere qui, per aver dato alla nostra comunità la sua predicazione, ma soprattutto la sua vita. Preghiamo perché ce ne siano altri, che ci siano vocazioni, che ci siano giovani, che dopo di noi, abbiamo già fatto un bel cammino, io vado verso i 29 anni, perciò pensate di messa, Don Pasquale credo che abbia, è abbastanza avanti negli anni, e voglio dire, abbiamo già dato e stiamo dando tanto alla Chiesa, che ce ne siano altri dopo di noi, che il Signore chiami e i giovani dicano sì, sì Signore, vengo a compiere il tuo volere. Allora camminiamo nella novena ancora, ci aspetta domani, sono contento perché anche la mattina alle 8:30 c'è una bella presenza di popolo di Dio, vuol dire che il Signore fa sentire nel cuore la fede. Dopo questo momento di quarantena che siamo stati chiusi, il Signore in questo momento forse sta dando a tutti noi la gioia di poter ritornare nella sua casa. E non ci dimentichiamo, sabato sera inizierà il Triduo e noi celebreremo quella messa che io la ritengo molto importante ogni anno per tutti i giovani che hanno perso la vita in un modo improvviso e tragico, o per le strade, o per malattie, o perché in un momento di disperazione si sono tolti la vita. Li vogliamo affidare al Signore, ma soprattutto le famiglie vogliamo riunire tutti insieme a condividere la sofferenza da un lato, la fede dall'altra, sapendo che i loro figli sono certamente nelle mani di Dio. Ci resta solo la benedizione, grazie a Don Carlo e buona festa. Prima di dire che il Signore ci benedica, il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, la ringrazio.